Presidente Lessiani, norme anti-Covid anche qui al Palazzo di Giustizia di Teramo. Beh, noi da tempo abbiamo adottato dei protocolli sin dall'emergenza Covid di marzo. Li abbiamo adottati a livello distrettuale e a livello locale, funzionano pienamente perché fra le varie difficoltà che il Tribunale di Teramo incontra a causa della carenza di personale, a Teramo sono state trattate nel periodo emergenziale prima di questo un numero maggiore di cause rispetto ad altri tribunali, circa il 10% in più rispetto alla media nazionale. In questo periodo, da diversi mesi, l'attività è a pieno regime, si celebrano tutte le udienze, questo nell'interesse non solo degli avvocati, ma anche dei cittadini, degli utenti. Quindi il Tribunale di Teramo, anche in questa situazione, offre un'adeguata risposta all'esigenza di giustizia dei cittadini. Ma devo ringraziare tutti i miei colleghi, gli avvocati, come pure i magistrati, i funzionari, per il senso di responsabilità che fino adesso hanno dimostrato in questa situazione di estrema difficoltà, che a Teramo è acuita dalla carenza di organico che ci affligge da molto tempo e anche dalla stessa struttura. Il Tribunale di Teramo, pur avendo un carico di lavoro superiore alla media regionale, ha una dotazione di organico inferiore alla media regionale. Quindi la situazione di contagio è sotto controllo? Per il momento sì, occorre massima attenzione quotidiana da parte di tutti nell'organizzazione delle udienze. Devo dire che il magistrato oggi ha un ulteriore lavoro, un ulteriore compito, oltre a quello di fare le sentenze e fare le udienze, anche quello di organizzare le udienze, perché se le udienze vengono organizzate come vengono organizzate per la gran parte presso il Tribunale di Teramo, con un orario a fasce che però consideri l'attività che per ogni causa va effettivamente svolta, le udienze si possono svolgere in sicurezza. Ovviamente il discorso più critico è quello per le udienze penali, che spesso non è possibile preventivare la durata di un'udienza istruttoria, dibattimentale. Però, ripeto, con la massima collaborazione e attenzione da parte di tutti, fino adesso stiamo riuscendo a lavorare a pieno regime, a lavorare a pieno regime, e questo è quello che finora abbiamo potuto fare.